Antonella Ruggero, Vacanze Romane. È fatta! Prendi il microfono. Vieni, Edi, vieni. Aiuto. Oh, una sorta di liberazione. Sì. Oh. Allora, Loretta, iniziamo da te. Sì, sì. Edi, che bella Ciao. Sorpresa. No, perché, allora, aspetta. Io ho conosciuto Edi, che era una pischella, veramente. Non perché tu non lo sia ancora adesso. Adesso sono una donna. Sei una pischella un po' più grande. Prima eri una pischelletta. Ok. Ecco. Alla Warner Bros., alla WEA, perché era la stessa casa discografica, e quindi lei aveva questa massa di capelli rossi, biondi, e aveva una vocina molto delicata nel tuo 45 giri, no? Era irresistibile, com'era? Irresistibile? Era lontana e irraggiungibile. Irraggiungibile, ecco, una cosa del genere. E aveva una voce molto... Non mi aspettavo che tirasse fuori questa voce da mezzo soprano, o forse anche soprano. Nel senso, tra l'altro è una bravissima attrice, abbiamo fatto anche il film di Fausto Brizzi insieme, Facce di me. Sì. E quindi mi fa molto piacere ritrovarti. Ma io credo che ci sia anche un po' di lavoro di attrice in queste cose, no? Io ci penso sempre. Beh, io cerco di metterci più quello, insomma. Esattamente. No, ma è quello che conta, perché deve uscire l'anima, se no... Certo. Fine a se stessa, l'imitazione non serve. Brava. Grazie. No, cominciare con Vacanze Romane, in certi momenti ho rivisto pure Gregory Peck, Vespa, tutto. Però adesso ho pensato che Vacanze Romane qui, con i cinghiali, i topi e zanzare, a chi con lì, alla caccia, un glottologo, la vacanza romana la fai direttamente all'ospedale, a reparto malattie infettive adesso. Però, vabbè. No, lei a me è piaciuta perché... ha affrontato una canzone difficile vocalmente, ma con una grande gestualità da attrice.
mi è piaciuta. Molto bene. Cristian, per chiudere. Io ti conosco come attrice, era Tata Palan, poi hai fatto anche un film con mio cognato Carlo che era In viaggio con papà. Sì. Però devo dire che non ti conoscevo come cantante e sei sorprendente. Grazie. Molto bene, è andata, vai.